Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del Mammut Dukan 24, uno zaino da trekking giornaliero che ha sicuramente un ottimo rapporto peso-performance, di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo subito a parlare della parte posteriore dello schienale di questo Dukan, perché qui troviamo la tecnologia Contact Stream di Mammut, che non è altro che uno schienale che va ben a distante dalla nostra schiena. Infatti ci sono diversi centimetri di distanza tra la retina che va sulla nostra schiena e lo zaino, che gli garantisce un'ottima ventilazione. Davvero uno zaino che, utilizzato anche in estate in climi particolarmente caldi, sicuramente non vi farà sudare troppo. Dal punto di vista della stabilità dello zaino, poi abbiamo anche tutto un frame interno fatto con delle barre d'alluminio che vanno a stabilizzare molto lo zaino. Anche se è un 24 litri, che magari non ci si porta tanto peso, comunque vi assicuro essere molto stabile quando andiamo a camminare. E passando invece alla fascia lombare, questa è abbastanza classica, non è staccabile. Una fascia lombare che però ha una peculiarità, perché nella parte di destra, invece di trovare una classica tasca, troviamo un laccetto dove andare a poter serrare dei bastoncini, in modo tale da poterli riporre in qualsiasi momento quando camminiamo. Devo dire, una soluzione veramente molto ingegnosa, perché l'ho trovata molto comoda e molto ben progettata. Sulla parte di sinistra invece troviamo una classica taschiera dove andare a riporre qualche oggetto. E la chiusura sulla parte anteriore è fatta da una semplice clip che anche a pieno carico lavora bene. Questa fascia lombare ci può permettere di portare massimo 6-7 kg. Non andrei oltre, sia perché comunque parliamo di uno zaino da 24 litri, sia perché sopra la fascia lombare non è stato progettato per portare un peso così alto. Passando invece agli spallacci, questi sono ben imbottiti, lavorano molto bene, hanno una sezione che va ad allargarsi pian piano che scende sul nostro petto. Infatti sulla parte pettorale troviamo anche due tasche a rete dove poter riporre qualche oggetto. Due tasche a rete che, come abbiamo visto sul modello Trion, diciamo che bene che ci sono, perché comunque possiamo riporre qualche oggettino aver sempre portata di mano, ma le avrei preferite di qualche centimetro più alte, sia perché gli oggetti più lunghi saltano fuori, sia perché in questo modo potevamo anche utilizzare e portare una soft flask da trail running, che in questo caso non ci sta. E infine, sulla parte anteriore, sempre sul petto, troviamo il classico cordino da andare a chiudere per scaricare un po' di peso anche sulla parte pettorale. Passando invece alla parte posteriore vera e propria, iniziamo dai due lati, che sono simmetrici, quindi ne abbiamo solamente uno. Sul laterale troviamo semplicemente una tasca a rete dove andare a riporre una borraccia o qualche oggetto. La cosa che mi piace è che la tasca a rete è ben orientata verso l'anteriore, in modo tale che possiamo facilmente andare sia a riporre sia a prendere una borraccia senza dover chiedere aiuto a nessuno o doverci togliere lo zaino. Tasca a rete belle profonde, e insieme a queste troviamo anche una piccola chiusura nella parte superiore che ci permette di poter stringere lo zaino se non lo utilizziamo da semivuoto. Quindi diciamo una parte laterale dello zaino abbastanza classica. Per quanto riguarda invece la parte posteriore vera e propria, come vedete questa è bella liscia e non troviamo nessuna tasca. Da questo punto di vista mi manca una tasca esterna. Mi manca, perché davvero qui una tasca a rete ci stava benissimo. Sarebbe pesata poco, perché una tasca a rete non pesa tantissimo, ma sarebbe tornata veramente utile nel momento in cui magari lo si utilizza in delle giornate un pochino uggiose, un pochino primaverili, dove magari andare a riporre un secondo strato. In compenso però troviamo due porta bastoncini, uno a destra e uno a sinistra, che ci permettono di portare o due bastoncini oppure un bastoncino e una piccozza. Quindi da questo punto di vista abbastanza classico. La chiusura sulla parte superiore dello zaino anche qua è molto classica, con un cordino tirandolo si va a stringere e aprendo il cursore lo si apre. Chiusura molto classica. Questo 24 litri non ha nessun tipo di apertura secondaria, quindi per prendere gli oggetti nella parte bassa dovremo andare a svuotare completamente lo zaino. E infine, parlando del cappuccio, qui troviamo un cappuccio con due belle tasche, una esterna bella generosa, ci sta dentro un sacco di oggetti, una interna rete che anche lei, volendo, ci possono stare dentro un bel po' di oggetti. Dunque, per quanto riguarda anche il cappuccio, direi abbastanza classico come tanti zaini da trekking. Arrivando infine a parlare dei materiali, questo zaino è fatto con la classica poliammide con cui si fanno tanti zaini. Devo dire, buona, abbastanza resistente. L'aspetto che più mi è piaciuto però è la sua leggerezza, perché comunque parliamo di uno zaino 24 litri che sta sugli 800 grammi, quindi davvero sicuramente uno zaino molto molto leggero. E infine, per quanto riguarda il comparto acqua, abbiamo la possibilità di portare due borracce nella parte esterna nelle tasche a rete,
È presente nella parte interna la possibilità di mettere una vescica con la possibilità di far uscire la prolunga sulla parte anteriore, e nella parte inferiore troviamo anche un rain cover dato in dotazione per poter andare a chiudere lo zaino in caso di pioggia. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo Mammut Dukan, iniziando dal prezzo, perché online lo si trova sui 120 euro. Ve lo consiglio? Diciamo di sì. È un buono zaino, ci si può fare dei classici trekking in giornata, nulla di troppo eccezionale. Anche se personalmente, se avete 120 euro da spendere, magari andrei su uno zaino con qualche caratteristica in più. Diciamo che se vi siete fissati con questo Dukan e vi piace particolarmente, sicuramente non butterete via i vostri soldi. Se siete indecisi su che tipo di zaino comprare per escursione giornaliera, ecco che secondo me sui 120 euro magari c'è qualcosina di meglio. E detto ciò ragazzi, la speranza sia stato esauriente e esaustivo, vi ringrazio per aver guardato anche questo video e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!